Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro rientro dentro il club letterario e qualcosa di strano sta succedendo. Nulla. Carichiamo una nuova poesia. Dobbiamo come sempre puntare su Natsuki, quindi arcobaleno, glitter, Doki Doki, anime, broncio, appiccicoso, infanzia, favoloso, galà, puff. Vediamo se riesco a farla perfetta, anche se ora che l'ho detto, quanto ci fai che sbaglio, trottola. Ok, non ho più motivo di... Lo sapevo. Quindi, marshmallow, fragola, vaniglia, bislacco, pesciolino, boop, lucentezza, amore. Un altro giorno trascorre ed è già ora della riunione del club. Negli ultimi 2 giorni ho cominciato a sentirmi un po' a mio agio. Entrando nel club vengo accolto dalla solita scena. Sappi che qualsiasi cosa succede io non mi fido. Bentornato, Jaco. Oh, ciao Yuri. Non so se è solo la mia sensazione o se è l'espressione di Yuri, ma la lite di ieri aleggia ancora nell'aria. Yuri guarda in giro per la classe da sopra la spalla. Natsuki legge dei manga seduta al banco. E, cosa sorprendente, Monica ancora non c'è. All'improvviso Yuri mi afferra per un braccio e mi tira in un angolo della stanza. Vieni qui. A proposito di ieri, io... Devo veramente scusarmi. Non era mai successo niente di simile. E credo di aver avuto come un raptus. Non ero me stessa in quel momento. Per favore, non pensare che normalmente siamo così. Non solo io, ma anche Natsuki. Yuri, mi fa piacere che tu ti sia dimostrata matura scusandoti, ma non preoccuparti troppo. Anche se sono stato qui solo 2 giorni, mi sono accorto che ieri c'era qualcosa che non andava. Forse eravamo tutti un po' suscettibili perché era la prima volta che condividevamo le nostre poesie, ma qualunque cosa sia stata la causa, non ti giudico affatto. Avevo già capito che non eri affatto una persona cattiva, e adesso, vedendoti scusarti, sono certo che non dicevi sul serio. Ah, Jaco, non essere così diretto in questo genere di cose mi rendono un po' troppo euforica. Sono davvero contenta che tu sia così comprensivo e anche che sia entrato in questo club. È come se la tua presenza illuminasse le cose e... Ah, scusami, cosa stavo dicendo? È che... Ehi, gente, voi l'avete vista, Monica? Ah! Io no, anche io mi stavo chiedendo dove fosse. Accidenti. Yuri, mi pare di capire che nemmeno tu l'abbia vista, giusto? Yuri è evidentemente sorpresa dalla calma con cui Natsuki le parla. No, non l'ho vista. Cavolo, non è proprio da lei. Lo so che è una cosa stupida, ma non posso fare a meno di preoccuparmi un pochino. Cosa? Perché mi guardi così? Natsuki, a proposito di ieri, volevo scusarmi con te. Giuro che non ti ho detto quelle cose seriamente. D'ora in poi farò del mio meglio per controllarmi, perciò... Yuri, ma di che cavolo stai parlando? Hai fatto qualcosa ieri? Eh? E dai! Qualunque cosa tu stia parlando, sono sicura che non era niente di grave. Non mi ricordo nemmeno cosa può essere successo di tanto brutto. Sei il tipo di persona che non si preoccupa troppo delle piccolezze, sbaglio? Che cacchio sta dicendo questa? Ma... Comunque, se la cosa può farti sentire meglio, accetto le tue scuse. Ho fatto una voce un filo diversa, come se fosse qualcun altro a parlare. E poi un po' mi fanno piacere. Sotto sotto, temevo che mi odiassi. No, niente affatto. Non ti odio. Beh, nemmeno io ti odio, anche se sei un po' strana. Natsuki si gira verso di me. Tu invece sei ancora in rodaggio. Ehi. All'improvviso la porta si apre. Scusate, mi dispiace tantissimo. Oh, Eccoti. non volevo fare tardi. Spero che non vi siate preoccupati per me. Ma no. Beh, Natsuki sì. Non è vero. A parte questo, come mai ci hai messo tanto? Ah. Beh, la mia ultima lezione di oggi era in sala studio. Sinceramente ho perso la cognizione del tempo. Avresti come minimo dovuto sentire la campanella. Deve essermi sfuggita, mi stavo esercitando al pianoforte. Pianoforte? Non sapevo che fossi una pianista, Monica. Non esageriamo, mi esercito da un po', ma non sono ancora molto brava. Non è poco, il piano richiede molta dedizione e sono colpita. Oh, allora grazie, Yuri. Dovresti suonarci qualcosa una volta o l'altra. Beh, Monica mi guarda. Sto scrivendo una canzone, ma non è ancora pronta. Magari lo farò quando sarò un po' più brava.
Sembra bello, non vedo l'ora di sentirla. Davvero, in questo caso non ti deluderò, Jaco. Monica sorride con dolcezza. Cosa stai tramando? Ah, non volevo metterti pressione. Niente paura, tanto speravo di poterla condividere. Forse è per questo che ultimamente mi esercito tanto. Ok, non ho ben capito se Monica si riferisse a tutto il club o solo a me. Allora in bocca al lupo. Grazie, non mi sono persa niente, giusto? Non direi. Decido di non menzionare nulla di quello che noi tre ci siamo detti. Tanto Natsuki è già corsa verso il ripostiglio. Jaco, visto che i tuoi complimenti mi hanno messo di buon umore, mi domandavo se oggi ti andasse di passare un po' di tempo con me. Intendo, nel club. Ah, immagino di sì. Non posso proprio dirti no dopo che mi hai dato quel libro. Allora devo assicurarmi che Natsuki non mi stia aspettando. Dopo che ieri abbiamo finito di leggere, lei... Non preoccuparti, è laggiù che legge, vedi? Non pensare troppo a lei, tanto abituata a essere ignorata. Dai, andiamo là! Con che cattiveria? Di cosa parla? Guarda la copertina del libro. Si intitola Ritratto di Markov. In copertina c'è il simbolo di un occhio dall'aria minacciosa. In pratica parla di un ritiro religioso che è stato trasformato in una prigione per esperimenti di cavie umane, e le persone intrappolate lì hanno una peculiarità che le trasforma in macchine per uccidere assetate di sangue. Me la ricordavo un po' diversa. Ma la struttura fa anche di peggio. Inizia una selezione artificiale delle persone tagliandogli gli arti e attaccandoli a... Oh, questo è un po' spoiler, credo. Comunque, mi piace un sacco. Il libro, voglio dire, non quella cosa degli arti. È un po'... Un po' tetro, non trovi? Yuri l'aveva descritta come una bella storia, quella svolta deprimente sembrava uscire dal nulla. Ah, non ti piacciono le storie come questa, Jaco? No, non è quello, cioè, apprezzo senz'altro questo tipo di storie, non preoccuparti. Lo spero. Già, ho completamente dimenticato che a Yuri piacciono queste cose. Sembra così timida e chiusa in se stessa, ma la sua mente nasconde qualche sorpresa. Il fatto è che storie simili... ti sfidano a guardare la vita da una nuova prospettiva. Quando accadono cose orribili, non solo perché qualcuno vuole essere malvagio, ma perché il mondo è pieno di persone orribili e nessuno di noi vale nulla. Poi all'im... Ehi, stavo leggendo! Poi sto divagando, vero? L'ho fatto di nuovo. Mi dispiace. Ehi, non ti scusare. Non ho perso interesse. Beh, allora va tutto bene. Ma forse dovrei dirti che ho questo problema. Lascio che cose come i libri e la scrittura mi riempiano i pensieri. Il mio corpo... Porca puttana. Stavo leggendo. E mi dimentico di fare attenzione agli altri. Perciò, scusa se mi metto a dire cose strane. E per favore, fermami se inizio a straparlare. Non credo proprio che tu debba preoccuparti. Vuol dire solo che la letteratura ti piace. Ascoltare è il minimo che possa fare. Dopotutto, questo è un club letterario. Ah, è vero. Di fatto, tanto vale che cominci a leggerlo, no? Sì! Ah, dannazione! Lo sapevo che sarebbe successo. Sì, cioè, non devi per forza, ma... Ma cosa dici? Aspetta, ora prendo il libro. Vado subito a prendere il libro che avevo messo in cartella. Bene, posso sedermi qui, vero? Mi metto a sedere di fianco a Yuri. Sì. Sei sicura? Sembri un po' apprensiva. Mi dispiace. Non è che non voglio, è solo che non ci sono abituata. A leggere in compagnia, dico. Ok. Beh, se ti distraggo, dimmelo. Va bene. Apro il libro e inizio il prologo. Capisco presto cosa intende Yuri quando parla di leggere in compagnia. È come se sentissi la sua presenza sopra la mia spalla mentre leggo. Non che mi dispiaccia, magari mi distrae un po', ma dà una sensazione di conforto. Vedo Yuri con la coda dell'occhio. Mi accorgo che in realtà non sta leggendo il suo libro. Getto uno sguardo. Invece sembra leggere il mio. Scusa, stavo solo... Che cacchio, fammi leggere! Stavo solo... Peccato che io voglia leggere cosa... Stavi solo, perché ho letto qualcosa ma non sono sicuro. Yuri, ti scusi davvero spesso, vero? Io... davvero... Parentesi, credo che nel gioco originale, quindi questo, tutte le parti in nero, quelle in grassetto, non le abbiano volute mettere volontariamente, cosa che invece nella traduzione italiana o comunque nella prima versione su computer, quella gratuita, le cose in grassetto erano leggibili nella cronologia, ma era fatto apposta, mentre qui le hanno tolte. Io davvero non lo faccio apposta. Perché la musica è morta? Scusa, cioè... Ecco, così dovrebbe funzionare. Avvicino il mio banco a quello di Yuri, fino a farli toccare. Poi tengo il mio libro più al centro fra i due. Ah, immagino di sì. Timidamente Yuri chiude la sua copia. Ci chiniamo appena sul libro e le nostre spalle quasi si toccano. Il mio braccio sinistro mi sembra d'intralcio, perciò uso la mano destra per tenere aperto il libro. Così sarà un po' difficile voltare pagina. Aspetta. Yuri alza il braccio sinistro e tiene il lato sinistro del libro tra il pollice e l'indice. Ah,
Io faccio lo stesso con il braccio destro, sul lato destro del libro. Così, quando volto pagina, Yuri se la lascia scivolare sotto il pollice quando è al suo lato. Ma tenendolo così, siamo ancora più vicini di prima. Comincia davvero a distrarmi. È come se sentissi il calore del viso di Yuri, e lei ai confini del mio campo visivo. Sei pronto? Eh? A voltare pagina. Ah, scusa. Credo di essermi distratto un attimo. Guardo di nuovo Yuri in viso e i nostri sguardi si incrociano. Non so come riuscirò a stare al suo passo. Va bene così. Non sei abituato a leggere, vero? Se ti ci vuole un po' di tempo, aspetto volentieri. È il minimo che possa fare. Tu e quel sorrisetto. Visto che tu sei stato così paziente con me. Sì, grazie. Continuiamo a leggere. Yuri non mi chiede più se sono pronto a voltare pagina. Do per scontato che finisca prima di me e volto pagina quando sono pronto. Continuiamo il primo capitolo in silenzio. Anche così, ogni pagina voltata sembra quasi uno scambio intimo. Il mio pollice che abbandona delicatamente la pagina e questa che vola sul suo lato, presa sotto il suo pollice. Ehi, Yuri, magari è un pensiero sciocco, ma la protagonista mi ricorda un po' te. Che bella faccetta che c'hai tu. No, non le somiglio per niente. Proprio per niente. Davvero? Pensavo solo al fatto che rimugia su tutto quello che dice. Parlavi di quello. Scusa, credevo parlassi di un'altra cosa. Un'altra cosa? Niente. Non ci siamo ancora arrivati. Non so nemmeno perché ci ho pensato. Yuri, ti senti bene? Yuri è un po' irrequieta da quando abbiamo iniziato a leggere. Puoi riposarti se non ti senti bene. Hai il respiro un po'... Il respiro? Yuri si mette le mani sul petto, come per sentire il battito del cuore. Non l'avevo nemmeno notato. Comunque sto bene. Mi serve solo un po' d'acqua. Va bene, non ti sforzare. Yuri si alza e praticamente si precipita fuori. Ma che diavolo è stato? Cieco, è successo qualcosa? Non ne ho idea. Yuri mi sembra un po' strana. Quindi non sei niente. Mi dispiace, credo proprio di no. Sei preoccupata per lei? Oh, no, non proprio. Controllavo solo che tu non le abbia fatto niente. No, niente. Non ti preoccupare, ti credo, sciocchino. Qualche volta Yuri fa così, non è niente di allarmante. Va bene, se lo dici tu. Comunque, perché non iniziamo a condividere le poesie? Non dovremmo aspettare Yuri. Beh, potrebbe metterci un po', pensavo di iniziare senza di lei. Va bene? Sì, chiedevo solo. Mi alzo. Prendo nota mentalmente di dove ho interrotto la lettura. Poi rimetto il libro in cartella. Pam pam, pam pam, pam pam. Pam, 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 pam. A chi mostro la mia poesia per prima? Direi a Natsuki, visto che stiamo avendo interesse verso di lei e non le abbiamo dato interesse oggi. Beh, non è così orribile, ma è piuttosto deludente dopo la volta scorsa. Certo, se avessi continuato a scrivere così bene me la sarei presa un sacco. Beh, stavolta volevo tentare qualcosa di un po' diverso. Mi sembra giusto, sei ancora agli inizi, ma non mi aspetto che trovi subito il tuo stile. Cioè, ciascuno nel club scrive un po' a modo suo. Forse troverai un po' di influenze da ciascuno di noi. Per esempio, ho notato che oggi hai passato un po' di tempo con Yuri. Non che mi importi chi frequenti. Dopotutto ho imparato a non aspettarmi mai niente da nessuno. Insomma, non è che ti stessi aspettando. Comunque almeno dai un'occhiata alla mia poesia. Magari riuscirai a imparare qualcosa. Uguale. Jacob, perché non sei venuto a leggere con me oggi? Ti stavo aspettando. Ti ho aspettato a lungo. Sarebbe stata l'unica cosa bella di oggi. Perché l'hai rovinata? Ti piace di più Yuri? Penso che faresti meglio non starle attorno. Mi stai ascoltando? Yuri è fuori di testa. Oh, Natsuki. Ormai dovresti averlo capito, perciò gioca con me invece, ok? Tu non mi odi, vero Jeco? Mi odi? Vuoi che torni a casa piangendo? Il club è l'unico posto a cui mi sento al sicuro. Non rovinarmi anche questa cosa. Non rovinarmelo, ti prego. Smetti di parlare con Yuri. Gioca con me invece. È tutto quello che ho. Gioca con me. Gioca con me. Oh, Natsuki. La prima volta questa cosa mi ha spezzato in due. A chi mostro la mia poesia? Ovviamente. Ciao di nuovo, Jacob. Come va la scrittura? Bene, direi. Mi accontento. L'importante è che non vada male. Sono felice che ti stai impegnando. Forse presto scriverai un capolavoro. Io non ci conterei troppo. Non si sa mai. Vuoi condividere quello che hai scritto per oggi? Certo, ecco qui. Do la mia poesia a Monica.
Bene, ottimo lavoro, Jacob. Mi veniva da dire, oh, mentre la leggevo. È davvero ricca di metafore. Non so bene perché, ma non mi aspettavo qualcosa di così profondo da te. Forse ti ho sottovalutato. È più facile se tengo basse le aspettative di tutti. Così si vede sempre quando mi impegno. Così non è molto onesto, però. Beh, comunque ha funzionato, direi. Sai che a Yuri piace questo stile, vero? Pieno di immagini e simbolismo. A volte mi sembra che Yuri sia completamente separata dalla realtà. Non che io abbia avuto interesse nello scrivere qualcosa per Yuri, visto che ho scelto tutte parole dolcine. L'unica parola che ho scelto per lei era un mucchio di simboli. Non lo dico in senso negativo, ma a volte sembra che abbia perso ogni fiducia negli altri. Passa così tanto tempo chiusa nei suoi pensieri che fatica a uscirne. Ma è per questo che si commuove quando la tratti con gentilezza. Non credo sia abituata a essere tanto coccolata. Deve essere davvero affamata di interazioni sociali. Non fagliene una colpa se è un po' troppo diretta. Come è successo prima. Secondo me, se riceve troppi stimoli, finisce per chiudersi in sé e cercare la solitudine. All'improvviso, la porta si apre. Tutupunk. Yuri! Sono tornata. Mi sono persa qualcosa. Non proprio. Beh, abbiamo iniziato a condividere le poesie. Di già. Scusate il ritardo. Non ti devi scusare. Abbiamo ancora tempo in abbondanza. Tanto meglio se ti sei presa del tempo che ti serviva. Va bene. Grazie, Monica. Ora devo andare a prendere la mia poesia. Comunque, vuoi leggere la mia poesia ora? Mi piace com'è venuta. Spero che ti piaccia anche a te. Salvami. I colori non si forvivi. Splendor color luce non espander penetre né rosso, verde, blu. Un'infinita cacofonia di rumore senza senso. Il rumore non si ferma mai. Viol un altro stride drf, non squitti cigol i penetr seno coseno tangente. Come suonar ugual va, in grandi, come suonare un coltello su una cacassa toracica viva. Un infinit di interest. Cancellala. Scusa, lo so che è un po' astratta. Sto solo cercando di... Beh, non importa. Spiegare non serve a nulla. Comunque, ecco il consiglio di scrittura di oggi di Monica. A volte potresti affrontare una decisione difficile. In questi casi ricorda di salvare la partita. Non puoi mai sapere quando... Con chi sto parlando? Puoi sentirmi? Dimmi che puoi sentirmi. Dimmi qualcosa, qualsiasi cosa. Aiutami, per favore. E questo era il mio consiglio per oggi. Grazie per avermi ascoltata. A chi mostro la mia poesia? Ovviamente all'ultima rimasta. Stavo aspettando questo momento. Vediamo cosa è scritto per oggi. Yuri sorride e fa un respiro profondo. Mi piace tanto tenerla in mano. Eh? Ah, cioè, la poesia ti è venuta bene. Beh, ci sono alcuni punti su cui potresti lavorare, ma non ha molta importanza. Qualsiasi cosa scritta da te sembra un tesoro. La frase che mi è uscita è un po' imbarazzante. Andiamo avanti. Ecco la poesia che ho scritto io. Non deve per forza piacerti. Ruota. Dio santo quanto è lunga. Una ruota che ruota. Gira in un asse. Stride, bulloni. Trasmissione lineare. Cielo cadente. Sette ragni sacri. Una nave all'approdo. Portale verso un altro mondo. Una fune sottile legata a una fune robusta. Un'imbracatura strappata. Trasmissione parabolica. Universo in espansione. Tempo controllato da ingranaggi che scivolano. Esistenza di Dio. Nuotare. Mare aperto in ogni direzione. Annegare. Una preghiera scritta nel sangue. Una preghiera scritta con serpenti dagli occhi umani che divora il tempo. Un filo che collega tutti gli occhi umani viventi. Un caleidoscopio di oroghi sacri. Trasmissione esponenziale. Un cielo di stelle che esplodono. Dio che disapprova l'esistenza di Dio. Una ruota che ruota in sei direzioni. 40 ingranaggi e un orologio battente. Un orologio che batte un secondo a ogni rotazione del pianeta. Un orologio che batte 40 volte per ogni volta che batte una volta ogni due. In fila per sé col resto di due. Un bullone di oroghi sacri legato all'esistenza di una nave approdata a un altro mondo. Un caleidoscopio di sangue scritto su orologi. Una preghiera che divora il tempo, collegata al cielo di 40 ingranaggi e occhi umani aperti in ogni direzione. Trasmissione che ansima, bullone che ansima, nave che ansima, portale che ansima, serpenti che ansimano, Dio che ansima, sangue che ansima, roghi sacri che ansimano, occhi umani che ansimano, tempo che ansima, preghiera che ansima, cielo che ansima, ruota che ansima. Che ansima. Non importa granché di cosa parla. Il mio cervello è stato un po' iperattivo ultimamente, perciò ho dovuto sfogarmi con la tua penna. Cioè, ti è caduta una penna dallo zaino ieri, così l'ho portata a casa per custodirla e io, mi sono masturbata. Mi piace davvero il modo in cui scrive.
Perciò l'ho usata per scrivere questa poesia e ora la stai toccando. Sta bene. Cosa ho appena... Possiamo fingere che questa conversazione non sia mai avvenuta. Comunque puoi tenerla, la poesia. Hai sbloccato una poesia speciale, vuoi leggerla? Non riesco proprio a convincermi di andare in terapia. Questo è il periodo più felice della mia vita. Preferirei continuare così finché qualcuno non scoprirà il mio vero volto e mi porterà al pronto soccorso. Ok, gente, abbiamo letto tutte le poesie, giusto? Oggi dobbiamo parlare di una cosa, quindi se potete venire a sedervi qui nelle prime file... Si tratta del festival? Beh, più o meno. Ah, dobbiamo proprio fare qualcosa per il festival. Non possiamo tirare un'idea fuori dal cilindro in un paio di giorni. Faremmo soltanto una figuraccia senza trovare nuovi membri. Sono preoccupata anch'io. Non sono affatto brava con i preparativi all'ultima ora. Niente paura, rimarremo sul semplice, d'accordo? Senti, so che siamo tutte un po' più vivaci da quando Jake è entrato nel club e abbiamo cominciato alcune attività. Ma non è il momento di riposarci sugli allori. Abbiamo ancora solo 4 membri e il festival è la nostra unica vera occasione per trovarne di nuovi, come saprete. Ma che c'è di bello nel trovare nuovi membri? Siamo già abbastanza da poter essere considerati ufficialmente un club. Altri membri renderebbero il tutto più rumoroso e difficile da gestire. Natsuki, temo che tu non stia vedendo la questione dall'angolo giusto. Non vorresti condividere la tua passione con altri? Motivarli a vivere quelle emozioni che ti hanno portato qui? Ovvero nascondere i manga? Il club letterario dovrebbe essere un luogo dove ci si può esprimere in modi impossibili altrove. Un luogo così intimo da non voler mai andare via. So che anche tu la pensi così. So che tutti noi la pensiamo così. Ed è per questo che dovremmo impegnarci a creare qualcosa per il festival. Anche piccolo. Giusto, Jeco? Ah, e dai, non puoi approfittarti del consenso di Jeco solo perché non sai cosa dire. Oh, aspetta, ho saltato un senti Monica. Credi che qualcuno, qui, sia entrato nel club pensando agli altri? Yuri nemmeno parlava finché non è arrivato Jeco, e io mi trovo meglio qui che a casa mia. Jeco, poi, non è nemmeno appassionato di letteratura. E questo è quanto. Scusami, ma l'unica che vuole dei nuovi membri qui sei tu. Noi altri stiamo bene così. So che sei la presidentessa, ma una volta tanto dovresti considerare anche i nostri pareri. Monica è visibilmente spiazzata dalle parole di Natsuki. Non è affatto così. Sono sicura che anche Yuri e Jeco vogliono più membri. Dico bene. A me frega un cazzo. Non so Yuri, ma per me fa più o meno lo stesso. Non sarei sincero se mostrassi lo stesso livello di entusiasmo di Monica. Ma comunque se tocca a me salvare la situazione... No, Natsuki ha ragione. Non trovi? Questo club... È solo il punto di ritrovo di un pugno di persone. Perché credevo che la pensassero tutti come me? Ma non significa che siamo contrari all'arrivo di nuovi membri. Jeco, posso sapere perché sei entrato nel club? Cosa speravi di ottenere? Beh, non posso esattamente dire la verità, giusto? Di fatto, se ben ricordo, non hai neppure potuto scegliere se entrare o meno. Monica si siede fissa al banco. Che senso ha tutto questo? E se fondare questo club fosse stato un errore? Ora sei andata un po' troppo oltre, Natsuki. Chi? Io? Ho solo detto quello che pensavo. È un crimine essere sinceri. Non è un problema la sincerità, ma delle parole che hai scelto. E comunque non hai il diritto di parlare a nome di tutti come prima. Non hai capito niente. È solo che... voglio solo un posto piacevole dove incontrare qualche amico. Se il club vuol dire questo per me, che male c'è? Non ho molti altri spazi per me. E ora Monica me lo strappa via. Non so se è un errore oppure no, però in teoria è Monica che sta rispondendo, quindi... Io non strappo niente. Invece sì, Jeco. Aspetta. Ok, no, eravamo noi, perché ci siamo aggiunti. Io non strappo niente. Invece sì, Jeco. Non è la stessa cosa. Andare per quella strada cambierà ogni cosa. E a quel punto tanto valeva entrare in qualsiasi club del cavolo. Ma qui, cioè, almeno per un attimo, mi sono trovata bene. Natsuki prepara le sue cose per partire. Me ne torno a casa. Mi sento come... questo non sia più il mio posto. Natsuki. Ignorando Yuri, Natsuki esce dalla classe. Siamo messi male. Non so che fare. Beh, hai qualcosa da dire sul festival? Non lo so. Mi lascia abbastanza indifferente, diciamo. Yes! Che paura! Chi se ne frega di quella marmocchia odiosa? Porca miseria. Davvero? Davvero, il club mi piace così com'è, bello tranquillo, e sono felice con voi qui. Però sono la vicepresidentessa e non dovrei ignorare le mie responsabilità in questo modo. Porca miseria, smetti di avvicinarti. Se quella si ammazza, non piange nessuno. Povera Yuri, gli è esploso l'occhio. Devo fare del mio meglio per considerare la prospettiva di tutti e prendere la giusta decisione per il club. E tu invece, Jeco,
che cosa ti aspetti da questo club? Yuri ripete la stessa domanda di Monica. Decido di dare una risposta indiretta. Meglio che niente. Penso che la cosa più importante sia andare tutti d'accordo. E che il club offra qualcosa di unico, che non trovi da nessun'altra parte. Più che il numero di membri, penso che conti la loro qualità. È questo che renderà speciale il club letterario. Ok, sono totalmente d'accordo con te. Ciascun membro porta le sue qualità a modo suo. E ogni volta che cambiano i membri, è l'intera identità del club. Sono stato io, ho visto qualcosa muoversi dall'occhio. Tipo una goccia di sangue. Ecco, porca miseria, lo sapevo che non avevo visto male. Poverina, gli sanguina all'occhio sta crista. E ogni volta che cambiano i membri è l'intera identità del club che cambia con loro. E per me non è necessariamente un male. Tentare cose nuove di tanto in tanto. Insomma, se vuoi aiutare Monica con il festival, potete contare su di me. Va bene, ok, forse possiamo parlare domani con Natsuki. Yuri annuisce. Ehi, hey, Yuri, eh? Ieri i nervi erano un po' tesi, ma voglio che tu sappia che ti considero ancora una fantastica vicepresidentessa, oltre che un'ottima amica. Monica, voglio fare tutto il possibile perché questo sia il miglior club della scuola, ok? Anch'io. Sì, per oggi direi di tornare a casa. Del festival parleremo domani. Ok, non vedo l'ora. Andiamo, Jaco. Non prendertela, ma voglio scambiare due parole con Jaco prima di andare. Sei, per capire un po' come si è trovato qui con noi. Come presidentessa mi riguarda direttamente. Yuri si rabbuia in viso, ma non protesta. Ok, mi fido del tuo giudizio, Monica. In tal caso ci vediamo domani. A domani. Monica saluta Yuri con la mano mentre esce dalla classe. Bella giornatina frenetica, dico bene. Jaco, volevo solo assicurarmi che ti trovi bene qui nel nostro club. Detesterei vederti scontento. Come presidentessa mi sento responsabile e ci tengo davvero a te, sai? Non mi piace quando le ragazze si complicano la vita con tutte le con tutte le cattiverie di Natsuki e Yuri col suo essere. Ci siamo capiti. A volte mi sembra quasi che noi due siamo le sole persone reali qui. Capisci cosa intendo? Ed è strano perché in tutto il tempo che sei stato qui ci siamo visti a malapena. Voglio dire, tecnicamente sono passati solo un paio di giorni. Scusami, non volevo dire qualcosa di strano. È che ci sono delle cose di cui speravo di parlarti. Cose che solo noi due possiamo capire. No, aspetta, no, fermati! Poverina. È stata un'esperienza alquanto strana e bizzarra. Vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo. Abbiamo sbloccato delle nuove immagini che probabilmente sono le nuove poesie. Eccone qua una, ecco qua quella segreta, eccone qua un'altra. Nell'atto 2 prova la scena gioca con me di Natsuki. Preferisco quello attuale, però non è male. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!